Salve a tutti, Let's Player, il mio nome è Forgamer85. Io oggi so, è un errore che forse mi costerà capo. Siamo su Resident Evil Director's Cut, il gioco il più difficile di tutta la saga, il più difficile. Ve lo feci tempo fa un gameplay, ma stiamo parlando di anno fa, la prima serie che feci, e giocai nella storia di Chris, ma non riuscii a finirlo. Ho deciso di giocare nella storia di Claire. No, di Claire, scusatemi, di Jill. Diciamo, bensì è più facile, ma vi giuro, questo gioco è un casino. Perché voi, ragazzi, penso un po' lo conoscete tutti, perché è uscita ultimamente su PS4 e la rimasta in HD. E gustatevi la presentazione. Proprio cinematografica. Tra l'altro, ragazzi, la versione di Director's Cut, versione, diciamo, con le scene censurate, molto violente all'inizio, quando uscì nel 96 sto gioco. Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently eaten. Bravo team went to the hideout of the group and disappeared. Look, Chris! Ecco. Fatto certe sgommate su sto gioco, io vi dico, raga. Però non l'ho mai finito. It was Bravo team's helicopter. Nobody was in it. But strangely, most of the equipment was still there. However, we soon discovered forma di film. Jill e il nostro caro Chris. Oddio, i cani zombie, anche detti cerberi. Hey, come here. Questo è un momento. Non dovrei spoilerare più niente. Ma si capisce lontano un miglio che muore. Ah, che schifo. Ecco. Oddio. Devo dire del remake HD invece. Lo più al videogioco. In questa versione originale sono a film. Almeno le scene queste, tipo questa, sono a film. No! Don't go! Brad se n'è andato. Non andartene invece. Grazie. Inoltre, ragazzi, non manco tanto tempo che ho rigiocato sto gioco. È la famosa video. Il cast del gioco. Chris Redfield. Jill Valentine. Jill Valentine. Era Jill. Mary Barton. Mi piace sta cosa. Rebecca Chambers. Mi chiamo Rebecca, raga, sarebbe uscito solamente se avessimo scelto Chris come personaggio. Wesker. Resident Evil. Mamma mia, raga. Sono scappati all'interno della villa. Il gioco è completamente in inglese. Pensavano di essere salvi. Invece. What is this? Questo gioco completamente in inglese. All'epoca è stato forse l'unico capitolo della saga a non essere stato tradotto in italiano. A differenza del 2 e del 3. Captain Wesker, where's Chris? È morto.
Scherzo, ragazzi. Don't open that door. Aprire quella porta. C'è l'esorcista. What is it? Maybe it's Chris. Potrebbe essere Chris, è ovvio. Can you go? I'm going with you. Chris Ma non is è Chris. Our old partner, you know. Okay, let me handle this. Inoltre con Jill siamo pure più avvantaggiati, perché se ricordate con Chris iniziamo col coltello, mentre con Jill giochiamo praticamente il gioco con la pistola, anche se non la dobbiamo usare sin da subito. Padre, figlio, Spirito Santo, che Dio me la mandi buona. A dining room. Quindi fatemi equipaggiare intanto questa. L'equipaggiare così, perché qua vicino recupereremo colpi per la pistola. What is this? Sangue, vero? What is it? Blood. Jill, see if you can find any other clues. I'll be examining this. Sta prima parte la cosa non ho fatto il tempo di fatto il gioco. Ok. Parlo in inglese. Vabbè. Buongiorno. Mi scusi lei. Può guardare. Ha alzato qualcosa? Ha alzato le cose per terra. Ok, no, non mi serve niente, stia tranquillo. Barry? Sì, Tara. What is it? Mostro, lo so. Headshot. Che magnum. What is it? Kenneth was killed too. Maybe by this creature. Ammazzato Richard. Anyway, let's report this to Wesker. Andare a dare il rapporto a Wesker. Wesker, aiuto, ci sono i zombie, aiuto, Wesker, aiuto, aiuto, mi hanno fatto a buoi i zombie, Wesker. Wesker! Help me look for him, Jill, and don't leave this hall for the time being. Ok. Tanto Wesker non lo troveremo mai. Quello quando andare a fare i cacchi su. Sapete quando lo rivediamo Wesker? A metà gioco. E poi alla fine. Find anything, Jill? Nothing. Romance. What is this all about? I can't figure it out at all. Beats me too. Now it's Wesker's time to disappear. I don't know what's going on. Well, it can't be helped. Let's search for him separately. I'll check the dining room again. Okay, I'll try the door on the opposite side. This mansion is gigantic. Lo so. We could get into trouble. Dovremmo girarcela tutta. We should start e affronteremo mostri di ogni tipo. Okay? And Jill, here's a lockpick. It might be handy if you, the master of unlocking, take it with you. Ah sì, il grimaldello. Thanks. Sarà molto molto utile, raga. Potremmo aprire le serrature più semplici. Listen, if something happens, let's meet up in this hall. Ora. This time I'll be there. Purtroppo ste scene non posso praticamente levarle come facevo su Resident Evil. Dobbiamo servircele tutte fino alla fine. Ok. Allora, ricordate dove c'era Richard e la... Richard, quello che hanno ammazzato, quello che lo zombie stava mangiando. Ora
guardate, ecco Kellett. Guardate che c'ha. Piace con... E non è finita, Piace con... Così gli buttiamo tutti i colpi dentro, lui è morto. Ok, li ha finiti. Ok, possiamo andare. Ok, ok. Fammi ricordare. Mi sembra questa che dovevamo aprire. È bloccata dall'interno, ok, no. Fammi vedere se riesco un po' a fare la roba di roba. Sì, perché dobbiamo adesso salire le scale e andare un po' in giro a farci i cavoli nostri. Dum. Bene. Saliamo di qua, facciamo un scelto. Quindi andiamo prima di qua. Non ricordo, qua c'era trovavamo un'arma, trovavamo qua vicino. Speriamo che non sia uno dei miei compagni. Ci spero anch'io, Jill. Ecco bene. Jill! Don't scare me. That's what I was going to say. Aren't you supposed to be going over the first floor, Barry? Yeah, you're right. But just take a look at this. Forest. Corri, Forest, corri! It's Forest! Oh my god! Ho l'altro ridotto. It's awful! I'm gonna find out what caused Forest's death. It looks like he was killed by a crow or something. Can you look around the first floor, Jill? Okay. Hey, Jill. This must have been Forrest's. You don't have a weapon. Take this with you. Grazie. Questo me lo vado subito a posare perché tanto per ora non ci servirà. E poi vabbè, tra l'altro poi dovremo trovare le vari tipi di granate per usarlo. Che ci sono le granate infiammabili, quelle acide. Non mi ricordo quali tipi, mi ricordo veramente quelle infiammabili e quelle acide per adesso. Oddio, primo zombie. Inoltre qua raga non è come su Resident Evil, oltre che c'era la schiva d'automatico. Quindi se c'è chiappa, c'è chiappa. Purtroppo. Libro di Bonanno. Forse non lo sai, ma ci sono molte piante. Molte piante hanno effetti medici. Ah sì, ho capito quello che posso librare. Questo ci spiega i vari tipi di piante che possiamo trovare, quelle verdi, quelle rosse, quelle blu. Che da poi da combinare.
Questo primo gioco era veramente molto dettagliato, questo primo capitolo. E vai, l'abbiamo sbloccata! Allora... mi scusi, non ho tempo da perdere. Ma si sente, se non si sente bene vado a farci il reattore, non è che devo vomitare per terra. Ma non sono io il dottore, Ok, sono morti entrambi. Scendiamo giù. Qui vicino c'è una safe room, sai. La safe room. Abbiamo trovato una pianta. Non sin da subito ci dà la possibilità di fare molto. Devo vedere quanto sto ancora, ok. Non ci mancano i colpi, ragazzi. Arriviamo di questo. Ok, raga. Ho aperto qua. Qui dovrei trovare il trinastro di inchiostro. Sia il trinastro che altri colpi. Per la pistola. Non mi ricordo bene cosa trovo. I lastri. Io ho già salvato, raga. Ho salvato alla hall. Mo ho aperto pure una porta grazie al grimaldello. Ho aperto questa tramite il grimaldello. Oh oh. Si scappa, scappa Jinko. Mi dico quante volte mi hanno fatto fare addosso sti cani, raga. Ok, qua vicino non ci sono nemici. Caccia. Mamma. No, raga, non è successo niente. Ok, andiamo di qua. Sì, mi ricordo bene, di qua. Il mio obiettivo di questo livello, di questo primo episodio, come minimo. Basta, zitto, resta a terra. È che la mucca. Brava Jill. Ho sbloccato questa. Non mi ricordo bene, non mi ricordo la mazza. Ok, raga. Mi sono ricordato adesso.
Allora, di qua no, no, qua dopo dobbiamo andare. Ok, qui. Ok. Oddio. Qui c'è un'altra stanza di salvataggio. Io qua, raga, mi fermo. Bene. È cosa buona e giusta questa. Ok, raga, fatemi salvare. Quindi, ragazzi, per questo primo episodio di Resident Evil Director's Cut, la storia di Jill è finito. Finisce qui, diciamo. Spero che questo video vi sia piaciuto. Io intanto continuo a registrare. Se fosse così, vi ricordo di lasciarmi un bel mi piace, di continuare a seguirmi. Io vi saluto e ci rivediamo alla prossima.